If I hit the switch, I can make the ass stop, drop, and pop it. Yeah. And after you pop it, please put it in my pocket. Look here, I need a spot. Hey là ragazzi, sono sempre io il vostro Dicore25 ed eccoci qui per un nuovo video di Skyblock Online su servers Evermind. Mettiamoci in F5 e volevo mostrarvi un po' le modifiche. Qua ho allargato l'isola, veramente è venuta una figata, il buco 2x2. Per scendere giù ci sono gli slime, boccano più l'acqua. E niente, qua c'è una coltivazione di canne, qua un albero bellissimo che decide di tenere, anche quello forse. Ma ora voglio provare a fare una cosa con voi. Qui ho una cassa con tante roba da costruzione perché voglio fare una costruzione con voi. Ma prima direi di prendere tutta questa roba, che come potete vedere è un bordello di roba, e voglio provare a fare delle challenges. Neanche tutto riesco a prendere. Sto facendo tutte quelle del cactus. Perché mi rimanda la freccetta in giù? Mi dà fastidio. Ok, ma te posso fare ancora due. Ok, perfetto ragazzi. Ora prendo anche questo, che così finisco quella dei cactus. E ora con questo sono ufficialmente a corto di quelle col cactus, delle missioni col cactus. Quante volte ho fatto? Ho fatto la sfida chimico tipo 200 volte. Le ricompense sono sempre molto basse, io lo sottolineo, in confronto all'altro server, l'Hellcraft, che ho iniziato questo mercoledì, ragazzi. Ora voglio provare a fare... Posiamo gli alberelli, che non me ne frega proprio niente. Dove sono gli altri alberelli? Quelli che mi ha dato di premio, che non me ne frega niente. Ok, questi me li tengo perché ce l'avevo già io. Inventario, ok, allora. Voglio provare... Stavo per mangiare un panino, non li devo mangiare. Proviamo a fare ancora slash G. E facciamo le sfide dei panini. Pagnotte, pagnotte. Ho tanto da fare, ragazzi. Un po' di meno, però ce le ho anche qua. Ok, per uno non riesco a fare un'altra missione. Vabbè, riusciremo a farla sicura, perché forse tre di grano ce le ho. Sì, ce li ho, ragazzi. Fantastico. Allora facciamo anche l'ultima. 21 pagine. Ok, vediamo quante volte posso sbloccarlo. Basta, finito così. Due blocchi di sabbia ogni volta mi ha dato abbastanza roba, quindi. Ok, ah, ce n'ho ancora qua. Posso prendere tutti questi semi ora. Ok, ce n'ho ancora per la carta. Non so perché mi ha fatto... Vabbè. È uguale, ho sentito un rumore strano, ma fa niente. Ok. Ora anche la sabbia la posiamo, che sinceramente adesso non mi interessa tenerla nell'inventario. E ora vorrei provare a fare una cosa prima. Allora posiamo le zuppe qua e prendiamone una alla volta, perché allora io ho letto che nella challenge dice 18 ciotole di pizzettino e funghi, quindi dovrebbe essere quell'altro, non questo. Però proviamo, perché questa è solo zuppa di funghi. No. Ah, 18 potevano essere. Cavolo. Comunque non ho capito se sono 18 di questo o 18 di queste. Cioè, mi sarebbe utile saperlo, perché nell'immagine c'è una zuppa di funghi, mentre nell'altra, cioè nella richiesta sembra che sia quella con il con lo spezzatino. Quindi non lo so ragazzi, farò 18 e 18. Cioè, cosa devo fare? Al massimo me le mangio le altre. Ok, ora proviamo a fare la sfida dei semi, ragazzi. Posso farlo questo? No, ancora una sfida. Allora blocco adesso. 64 di semi di melone, 64 di zucca e 64 di grano. La prima ricompensa che ci danno è 5 blocchi di terra e 20 lampicanti. Ok. Adesso me la... Ah, non me lo fa... Non posso più tornare indietro. Ah no, posso ritornare novizio. Ok, me l'ho preso paura. Ora rifacciamo questo. Devo ritornare ogni volta indietro. Ok. Io lo faccio finché posso, ragazzi. Sinceramente non so quanto, adesso credo che abbia finito perché non ho più quelli di grano. No, mi mancano il grano. Ok, che poi sembra quasi una paradossale, il grano che mi manca. Ok, quindi mi ha dato un botto di lampicanti e della terra, che può essere molto utile. La terra la vado a buttare qua e i lampicanti li comincio ad applicare all'albero, perché volevo applicarli ma non ne avevo abbastanza. Ok. A me i rampicanti sull'albero mi fanno un effetto veramente figo per me.
Perfetto ragazzi. Ora vado a riposare questi lampicanti che non utilizzo da parte. Questi non li tengo ragazzi, li abbatto sempre quelli piccoli, perché spero che nascano sempre alberi grossi. Perché quelli grossi e basta voglio tenere nella mia isola. No, qua non posso mettere perché è piena. Devo fare una rapida rimescolanza delle, cioè riordinarle. Lì come avete potuto vedere c'è un tavolo degli incantamenti con le varie ceste. E l'isola ragazzi questa è enorme, è un 58 se non sbaglio, no, un 59 di diametro, vabbè. Ora mi butto ragazzi, guardate in su. E c'è anche un'altra isola là. I più attenti di voi l'avranno notato adesso, adesso vi faccio vedere quell'altra isola. Qui io farmo legno e come vi dicevo, vi stavo per dire, anzi, mi sa che avevo accennato forse in Universe, non lo so se l'avevo accennato. Comunque ho scoperto che ci sono i poteri su questo server. Quindi io adesso se io faccio col tasto destro premuto più volte e poi col sinistro abbatto l'albero in un colpo. E la mia abilità aumenta. Quindi è una cosa interessante ragazzi e la trovo veramente carina. E comunque come vi dicevo, quella chest che trovate là sopra è piena di strumenti, che ne so, oggetti, no, no, blocchi che mi serviranno per ampliare e per fare la mia specie di hub dove spawnerete, dove voglio che spawni la gente prima di buttarsi giù nell'isola o guardare l'isola. Io lì devo piazzare delle torce ma non so come fare ragazzi, è un bordello andare laggiù e trovare lo spazio per mettere delle torce. Dovrei mettere della glowstone, ecco sì. Prendo la bone meal, che non conviene vendere la bone, io la trasformo in bone meal e la tengo per far crescere gli alberi, che quando crescono alberi grossi ragazzi guardate quanto mi dà, mi dà quasi 2 stack di legna. La legna si vende a tipo 8000 a single chest. Ok, ora vi faccio vedere il piccolo miglioramento. Beh, qua raccogliamo le canne. Ah, la qualcuno di voi avrà notato sicuramente l'accetta che ho in mano, che con quel colpo dell'albero non si è praticamente mai distrutta, perché ragazzi è un'accetta speciale. L'ho fatta, ci ho messo un botto di tempo a creare questa accetta, però alla fine ce l'ho fatta. Ci ho montato una cosa così, ok. 42, posso fare altre 2 missioni. Ok, facciamole. Ora vi faccio vedere ragazzi quanti soldi ho, perché di sicuro sarete curiosi di sapere quanti ne ho. Guardate, money, ho 326.894.60 centesimi. Ho tutti questi soldi perché ho trovato il modo di farmare il ferro ragazzi. Ci sono dei buoni samaritani che permettono di, cioè permettono, credo permettano, perché quando tu sponi nella loro warp ti trovi sopra un generatore di ferro, quindi io deduco automaticamente che si possa andare a prendere il ferro, però poi se non fosse così sono libero di, se cioè, sono disponibilissimo a non tornare più. E quindi io vado ogni tanto e farmo del ferro, ma preferisco più che altro farmare legno e fare di testa mia di soldi miei, però ogni tanto mi serve dei soldi, allora vado a farmare il ferro. Qui ragazzi trovate l'isoletta piccola che avete visto da sotto, è una piccola isoletta un po' più bassa che arriva col cucuzzolo sopra qua, in cui, nella quale io, ecco, mi sono appena schiantato. Vattene zombo. Il ferro incredibile ragazzi, in diretta con voi la prima volta che uno zombie mi spawna del ferro. Qui ragazzi io coltivo il mio grano, lo so che non è una farma automatica ma poco mi frega. Qui metto i semi che non arrivano a uno stack e niente, qua raccolgo il mio grano e poi lo uso per fare la missione. Qua il mulino l'ho fatto completamente improvvisata ragazzi, cioè non ho visto nessun tutorial, ho fatto un mulino a cazzo un proprio piccolino, vabbè. Ora faccio isgo, non raccolgo il grano perché lo raccoglierò poi con comodo. Avete visto che quando io faccio isgo spawno nell'acqua? Questa è una cosa che ho usato perché se io cado adesso così, tipo ragazzi guardate, e al volo faccio isgo, cado nell'acqua. Se io invece al volo facessi isgo, ve lo posso dire perché ho già testimoniato, ho già provato, se al volo faccio sgo mentre sto cadendo e nell'isola sono spawno su un blocco solido, mi schianto e muoio, prendo danno da caduta. Invece così non prendo danno da caduta, è un piccolo trucchetto ragazzi. Comunque questo ragazzi è il materiale per fare una costruzione, però non so se ce la faccio in video a portarvela, quindi devo un po' calcolare i tempi. Massimo male che vada ragazzi lo inizio con voi adesso e poi lo finisco da solo. Comunque prima di iniziare la costruzione e dedicare questi 5 minuti finali, direi di fare slash C e guardiamo cosa dicono le altre challenges. Allora, uccidi mostri, 64 carne, marcia, 32 ossa, 72 fili, 32 flecce, 16 unità di polvere da sparo e 5 occhi di ragno.
Poi professionista raccoglie 64 di grano, zucchero, meloni, carote, patate e zucche. Pesca e cucina 10 merluzzi. Vabbè, io posso pescarli nel mio coso, no salmoni. Crea una farm di alberi e ottieni 16 blocchi di legno di quercia, betulla, giungla e abete. Vabbè, questo lo posso fare già io. Già ce l'ho una farm, però non ce l'ho degli altri legni. Crafta 128 biscotti e un secchio di latte. E ottieni un secchio di latte. Vabbè, posso farlo perché ho le mucche. Raggiungi il livello 75 della tua isola. Costruisci una casa che contenga almeno una porta di legno, un letto, una libreria, un banco di lavoro, una fornace, una finestra di vetro e una torcia. E basta, poi ci sbloccherà le altre sfide. Ora voglio vedere l'isola mia a che livello è. Ecco, quindi posso già fare, ragazzi, quella. L'ho fatta, mi ha dato 10 blocchi di ossidiana, 50 di exp e 50 di soldi. Non è molto equilibrato, ragazzi, ripeto. Io a malincuore lo ripeto, ma non è molto equilibrata la cosa che ti danno. Gli oggetti che ti danno non sono per niente equilibrati e mi dispiace dirlo, ma così è. Perché non puoi dare 50 di exp e 50 di soldi. Invece in Lelcraft ho notato, e in Lelcraft ancora, in Pixel Road ho notato che ho cominciato a giocare da poco, ma le ricompense sono più laute. Ok, ragazzi, iniziamo la costruzione. Io la inizio così per fare, ma sinceramente non so cosa dirvi. Allora, prima cosa devo. La costruzione è dispari come tutte le costruzioni, quindi non risulterà giusta col buco. Allora, come prima cosa faccio. Allora, la costruzione è un 7x7 se non sbaglio. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dicevo di fare l'ingresso qua, dai. Allora, qua metto il blocco e qua comincio a costruire da qua. Quindi ci sta, ragazzi. Lo so, come vi dicevo prima, la costruzione è dispari come tutte le costruzioni quasi, e quindi non risulterà pari con il buco, ma non ci posso fare nulla, ragazzi. Dovrei fare un buco tipo 2x1, però mi fa schifo come cosa. Allora, ragazzi, facciamo una cosa del genere. Ah, adesso devo andare a prendere il piccone. Anche il piccone, ragazzi, è incantato, eh. Non mi sono fatto mancare nulla. Però il piccone è solo con efficiency 4. E unbreaking, non so se c'è unbreaking. E unbreaking 3 c'è. Dovrei trovare un altro piccone con efficiency 4, così faccio il piccone definitivo. Ok, poi facciamo una roba del genere. Ragazzi, avete visto, ho fatto un 5, 1, poi 1, 2, 1, 2. E lì ci vorrà un log di legna, ragazzi. Ok, qua facciamo una roba del genere. Da tutti i lati, ragazzi, bisogna lasciare questa decorazione. No, aspettate, qua ho sbagliato. No, qua ho sbagliato, ho fatto. Non dovevo farlo di due. Primi errori, ragazzi, vedete. Ho fatto un errore madornale. Quindi la corona decorativa è 2. Qua dove c'è la porta mettiamo un log di legno, poi ancora 2 e ci può stare così. Perfetto, ragazzi. Così è la base della nostra torre, una specie di torre, ragazzi, non vi spoilerò nulla. A questo punto, ragazzi, fate una cosa del genere. 1, 2, 1, 2. Qua metto un blocco, ma non ci vuole. E poi così, questo lo togliamo. Allora, bisogna arrivare a 6 di altezza, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Anche qua facciamo la stessa cosa. 2, 3, 4, 5 e 6. Poi arrivati a 6 dovete fare. Vabbè, la facciamo da giù. Una cosa del genere. Ok. Uno spuntone in fuori. Ok. E fate la stessa cosa. Quindi facciamo la stessa cosa anche di qua. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, ragazzi, a questo punto poi bisogna fare una cosa del genere. Un po' come abbiamo fatto dalla porta. Non mi ha pensato il blocco. Stessa cosa. Ok, ragazzi, qua era giusto salire di così. Ora qua però bisogna alzarsi fino all'altezza questa. Ho già finito i blocchi, vado a mangiare, cioè mangio e vado a prendere altri blocchi. Poi vi darò la numerazione esatta di quanti blocchi serviranno, ragazzi, perché sennò qua non ci cavate fuori da nulla a vista, ok? Così. No, non qua. Dovete arrivare alla stessa altezza qui, ma facendo i tre blocchi centrali qua. Perché la torre si restringe qua. Ok,
Mi sa che ho fatto una cavolata. No, no, lagga un po', ragazzi. Quello sì, mi lagga un po' mentre costruisco, ma non è un problema. Ok, facciamo ancora così. Ovviamente, come vi dicevo prima, ragazzi, non posso mostrarvi tutta la costruzione perché non ce la faremo come tempistica. Qua ci alziamo di tutto fino ad arrivare allo stesso livello. Anche qua, ragazzi, io presumo che mi distruggerò le gambe in una maniera assurda per questa costruzione, anche perché per ora siamo ad un'altezza bassa, ma poi dopo, quando dovrò buttarmi, devo farmi per forza i piedini con feather falling, ragazzi, sennò qua ci crepo. Ok, in modo che venga un 3 1 3, vedete lo spazio interno. Aspettate che piazzo qualche torcia. L'unica cosa positiva, ragazzi, è che mi dà gli acrobatics quando faccio queste cavolate di lanci per giù. Vedete qua, cioè, non viene tanto bene il buco, è dispari. Lo farò, ragazzi, farò un 3x3, anche se comunque giù non risulta bene. Oppure farò solo l'1x1 qua, ci sta, alla fine, ci può stare. Ok, a questo punto, ragazzi, vado a prendere le stairs, i altri blocchi, le stairs, perché facciamo già un elemento decorativo. Poi, ragazzi, direi di chiuderlo così il video, e poi mi svilupperò io la struttura da solo. Vedete, stairs, blocco, e forse era meglio metterlo prima, altro stairs e altra stairs, così facciamo, vi faccio vedere ancora, magari adesso lo faccio meglio. Stairs, blocco, stairs, stairs, stairs e blocco. Perfetto, ragazzi, e qua dove non ci si può mettere si mette solo un blocco centrale. Anche per questa costruzione, ragazzi, vi ricordo che sto guardando il video di una persona che magari vi lascerò giusto nel link, oppure ve la lascerò se mai mi chiederete di farvi un tutorial. Se mi chiedete di fare un tutorial su questa torre ben fatta, ve lo farò e vi lascio anche il pezzo, il video dove l'ho preso, perché è veramente bella. Ecco, questo, ragazzi, è l'inizio della nostra torre. Io purtroppo adesso vi ripeto, non posso farvi vedere tutto, però direi di fermarci qui. Io finisco la mia costruzione off camera e magari già nel prossimo episodio la vedrete costruita. Di sicuro non mancheranno cadute e forse anche morti, ma ragazzi, state pur certi che nel prossimo episodio la torre sarà bella che completa e potrete vederla nel suo splendore. Comunque, ragazzi, da Dicore 25 direi che è tutto. Ah, avete appena notato che c'è un caschetto con Unbreaking 2, ma è una cosa inutile. Comunque, quindi, ragazzi, per questo video direi che è tutto. Lasciate come sempre un like, un commento, iscrivetevi, condividete questo video se volete. E volevo farvi vedere una cosa prima di abbandonarci. Se io faccio MC rank, mi esce fuori il rank del server. Io sono 111esimo come Sword, 89esimo come Archery, 39esimo come Axis, Acrobatics 31esimo, Livello di Potere 21esimo, Herbalism 10esimo, Unarmed 8esimo e Woodcutting 4. Voglio farvi vedere più in dettaglio MC Top a Unarmed. Vedete, sono 8esimo con 210 punti. E il primo è a 500, perché se tu prendi a pugni tante volte un mob a pugno nudo, vitti dai punti. Io sono 210 in circa 2 settimane, 3 settimane di server, senza nessuna trappola. Poi una cosa che ci tenevo a farvi vedere è che sono 4° nell'abilità woodcutting, che no, non è mica poco. Con tutta la linea che sto distruggendo è anche giusto che sia così. Sono 4° a tipo 30 punti dal terzo, al podio. E io punto ad arrivare al podio, ma non solo al podio, ma anche al primo posto. Anche se sarà difficile, però io ci sto giocando da poco, ragazzi. Se continuerò a farmare legna a go go, anche quando magari avrò più soldi, avrò la possibilità di superarli queste persone. Comunque prenderò altre torce, perché adesso qua comincia già a essere molto buio la struttura. Perfetto, ragazzi, per questo video, quindi, vi ripeto, è tutto. Sono soddisfatto della mia isola, di come si sta svolgendo la mia esperienza su questo server. Spero che questa serie non vi annoi mai e che vi diverta. Questi cavalli qua sopra mi sa che non verranno mai eliminati, e quindi da Dicore 25 direi che questa, che è veramente tutto per questo video. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi, condividete questo video se volete e supportatemi con tanti like. Dico alle 25 è tutto e good luck, ragazzi. Ciao ciao.